2023, 13 gennaio, messaggio di San Michele Arcangelo allo Zé Maria. La profezia. Umanità sconvolta da attacco di una nazione contro un'altra. Ecco l'ultimo messaggio di Luz de Maria che questa volta viene ricevuto da San Michele Arcangelo e che descrive ancora un periodo futuro molto complicato, in cui tra pestilenze e guerre l'umanità sarà in enorme difficoltà. In questo messaggio si parla anche di alcune profezie che si sono avverate e che si stanno avverando, ma soprattutto dello sconvolgimento che avverrà quando una nazione dichiarerà guerra a un'altra. Anche Luz de Maria però riceve da San Michele Arcangelo l'importante messaggio che, tramite la preghiera del Rosario, possiamo avere salva la nostra anima. Leggiamo il messaggio. Figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, sono inviato dalla Santissima Trinità. Come Principe delle Legioni Celesti condivido con voi la parola divina. L'amore divino verso ciascuno dei suoi figli non diminuisce, rimane attivo. Più si allontanano dal nostro Re e Signore Gesù Cristo, più sono esposti a cadere nelle grinfie del diavolo. Che cosa ottiene la creatura umana allontanandosi dalla volontà divina? Riesce a entrare nelle tenebre che emergono dall'inferno per portarle a commettere azioni e opere malvagie. L'orologio continua senza tornare indietro, anzi, avanza verso ognuna delle profezie che la nostra Regina e Madre vi ha comunicato come figli di Dio. Alcune profezie sono state male interpretate, non da coloro che le hanno ricevute, ma da coloro che, nella loro ansia di interpretarle, non hanno tenuto conto dell'aspetto spirituale di ognuna di esse, ed è per questo che si stupiscono dello sviluppo di alcune profezie. La parola divina è una, ed è così che i suoi veri strumenti l'hanno ricevuta. In passato una profezia è stata resa nota parzialmente per non allarmare l'umanità e per non anticipare eventi forti sulla Chiesa del nostro Re e Signore Gesù Cristo. La Chiesa del nostro Re e Signore Gesù Cristo sta oscillando come una nave nel mezzo di una grande tempesta. Discernete, o figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, discernete dove siete. Le profezie si stanno adempiendo e portano all'adempimento di quella successiva. È urgente che cresciate nella fede. È urgente che la fede sia rafforzata dalla Santa Eucaristia e che sia rafforzata dalla preghiera del Santo Rosario. Arma dei tempi finali. L'umanità sarà sconvolta dall'informazione di un attacco di una nazione contro un'altra. L'Anticristo è in ascesa. Il suo desiderio è quello di dominare tutti. Come figli di Dio, continuate a essere fedeli alla tradizione del Magistero della Chiesa. Ricevete il corpo e il sangue del nostro Re e Signore Gesù Cristo nell'Eucaristia e pregate il Santo Rosario con il cuore. Pregate, pregate, essendo consapevoli del potere di ogni preghiera. Pregate, pregate, l'umanità continua a farsi sorprendere dalla natura. Pregate, pregate, si stanno verificando terremoti di grande entità. Pregate, pregate. Ogni creatura umana che compie la volontà di Dio è un faro di luce per i suoi fratelli. Figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo. L'acqua purifica l'umanità. Il ghiaccio scuote l'uomo cogliendolo di sorpresa. I venti arrivano con grande forza. La pestilenza arriva rapidamente. È necessario pregare per i vostri fratelli che soffrono. È necessario pregare con urgenza. È necessario che l'umanità preghi per coloro che soffrono e soffriranno su tutta la terra. Guardate i segni e i segnali che l'umanità sta ricevendo. La preghiera del Santo Rosario e il Santo Trisagio liberano i devoti. Figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, siate attenti e uniti alla Santissima Trinità e prendete la mano della nostra Regina e Madre. Adorate in prostrazione il Dio Trino per coloro che soffrono sulla terra, siate anime ristoratrici. Vi benedico con la mia spada in alto. Avanti nella fede, avanti nella speranza. San Michele Arcangelo. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato.
Ave Maria Purissima, concepita senza peccato.